Ciao a tutti i criminali, buongiorno, altro video al sacco, perché Cicalone ne ha fatti già una ventina, io già ne ho fatti alcuni, però voi continuate a chiederli e io quindi ve lo ripropongo un altro video al sacco, anche se è andato di fatto che la qualità non paga, perché fammi i video al sacco, d'allenamento al sacco, 10.000 visualizzazioni, poi che ne scureggi sulla punto rossa di Simone Workout, boh, 100.000, 200.000 visualizzazioni. Comunque, oggi un piccolo tutorial veloce, veloce, veloce su come si fanno le ripetute al sacco. La faccia da matto che pure senza contatto vanno KO sul quadrato pure strada. Vieni con chi vuoi, quando vuoi, fotte nada. Zero in picci, ma se cerchi rogne c'ho già pronti San Pietrini. Qua popolari motorini, faccio un altro po' di giri. GTA, Roma City, gancio montante sulla guardia. Non voglio guai, destro sinistro sulla guardia. Non voglio guai, montante gancio sulla guardia. Non voglio guai, sinistro destro sulla guardia. Come si fanno le ripetute al sacco? Non mi stancherò mai di dirlo e di dirvelo. Il sacco fa parte dell'allenamento di un pugile, mentre lo sparring fa parte dell'addestramento, il sacco fa parte dell'allenamento. E abbiamo già visto alcuni esercizi e metodologie di allenamento che si possono fare al sacco. Se non avete visto, andateli a vedere. Come abbiamo visto, come si... però se mi dovete far capannello che si sentono le chiacchiere vostre sottofondo quando io sto a registrare, ma è pure una mezza mancanza di rispetto, no? Quanto sei bello. No, però è più bello di tutti è tuo fratello. Fratello è più bello di tutti. Ma ho visto il video in spiaggia, pensavo c'era un po' più da donna, però non sai che dire. Sapete che sono andato da quando non so. Scusa, sì, a 42 anni, wow. No, vabbè, mi dispiaccio, stavo con una cifra di detenzione idrica. Poi il bello è lui. Va bene, oddio, mi sono dimenticato quello che stavo a dire, perché non avete capito, oggi stiamo qua a casa al bruciato, ma ci sta Mattia Faraoni con Cicalone che stanno a girare da una parte, Simone Workout che ha deciso di ghiacciare tutto il pavimento. Guarda, inquadralo Simone Workout, sta ghiacciando tutto, lì non si può più camminare. Quindi, va, te, scivolato, cazzo. Che cazzo stavamo a fare? Ah, il video sulle ripetute. Le ripetute. Vi ho fatto il video su come fare il sacco. Non l'avete visto? Andatelo a vedere. Oggi vi spiego la tecnica per fare le ripetute. Ripetute generiche, lavorando con i diretti al 100% della velocità sul sacco. Sacco libero, fare il sacco, abbiamo detto, si sviluppa la catena cinetica, ok? Si usano, si mettono le schivate tra un colpo e l'altro. Però poi ci sono le cosiddette ripetute, quelle che si chiamano soprattutto a fine allenamento, che il maestro fa tutte al sacco, ripetute. Nelle ripetute bisogna andare con i diretti al 100% della velocità. Ora, i pugni partono dal viso e tornano al viso sempre. Non rimanete lì col pugnetto, tornate al viso. Girate questi pugni, girateli. Ma cosa più importante, dopo esservi messi leggermente più frontali, non dovete stare in guardia classica laterale, vi potete mettere leggermente più frontali, non vi mettete così, raga, leggermente più frontali, la cosa importante è trovare... Oh, e lo so, raga, però state a fare un casino, io sto a far video, ma è pure una mancanza di rispetto, no? Oh, aia, ma... La capezzola di difesa personale. Con questa dopo ci fa il video, c'è strozzo Mattia Faraoni. Ah no, Mattia Faraoni no. Simone Workout c'è strozzo. Allora, vedi, mi fanno perdere il filo. Mi fate perdere il filo! La cosa più importante, siccome con le ripetute si lavora al 100% della velocità con i diretti, è proprio, sì, videomaker, sì, tu che preso da Wish, stavi facendo bene. Stavi proprio riprendendo i piedi. Perché riprendevi i piedi? Perché è l'unico momento concesso nel pugilato dove non si deve sviluppare la catena cinetica, quindi con la torsione sulla punta, ma
bisogna andare sulla punta. Perché andare sulla punta? Proprio perché questo movimento qui ci fa trovare in coordinazione con le braccia lo spin, la velocità. Quindi diretto sinistro, punta del piede destro, diretto destro, punta del piede sinistro. Il movimento è questo qui. Questo ci dà la velocità. Quindi, ricapitolando, non si fa la catena cinetica, non si usa la catena cinetica, bisogna andare veloci, quindi è concesso andare sulle punte dei piedi. Poi ci sono ragazzi che alzano solo magari il piede destro, fanno questo e stanno col sinistro fermo, oppure alcuni non li vedete perché il movimento è impercettibile. Adesso io ve lo estremizzo per farvelo capire. Diretto sinistro, punta del piede destro, quindi alzo il tallone del piede destro, diretto destro, alzo il tallone del piede sinistro. Questo qui. Braccia che tornano sempre al viso, pugni che girano. Colpite sempre nello stesso punto, non colpite troppo in basso, colpite ad un'altezza decente. Quando si fanno le ripetute, cari ragazzi, si danno sempre due valori. Ripetute 5-5, 10-10, 15-15, 5-10. 10-5. Cosa vogliono dire questi due valori? Il primo è l'impegno, e per impegno si intende il lavoro che viene fatto. Il secondo valore è quello del recupero attivo. Che cos'è il recupero attivo? Il recupero attivo è guardia alta e si saltella. Quindi il primo numero è l'impegno, il secondo numero è il recupero attivo. Vi faccio un esempio. Ripetute classiche 10-10 significa 10 secondi di impegno, quindi di lavoro, 10 secondi di recupero attivo. Adesso non ho un timer, però quando il maestro dice via, voi partite con le ripetute per 10 secondi, allo stop c'è il recupero attivo, quindi guardia alta e si saltella. Questo è il recupero attivo, ok? Via! Stop! Primo valore l'impegno, secondo valore il recupero attivo. Quindi ragazzi, è semplicissimo, le ripetute, se ci avete un sacco dentro casa oppure anche in palestra, ve le potete fare anche per conto vostro. Come? Prendete il vostro cellulare, vi scaricate una qualsiasi applicazione con un timer, ve lo impostate su valori classici 5-5, 10-10, 15-15, ve lo appoggiate da una parte. E il primo valore è quello del lavoro, il secondo valore è quello del recupero attivo. Fate tranquillamente anche riprese da 3 minuti con un minuto di recupero. Ne fate 3, 5 e avete fatto un buon lavoro. Quindi ragazzi, come vi ho fatto il video su come si colpisce il sacco, come si fa il sacco, oggi vi ho fatto il video su come si fanno le ripetute, la tecnica da usare per fare le ripetute. Se vi è piaciuto il video, mettete like, iscrivetevi al canale, ma fa culo. La patata matò. La patata matò. Lupin è qui. Sempre Biondi. E Franchino. Ce la faccia da matto! Oh! Mi alzo al mattino con l'istinto criminale. Esco di casa, se ti guardo ti fai male. Sono Franchino, er criminale. E c'ho i pugni d'animale. Se mi incontro con Krav Mago, non c'è storia, paro un drago. Ma sto buono, non lo batto, solo gli faccio la faccia da matto. La faccia da matto con la quale io ti batto. E meno io combatto, io ti fisso e me ne sbatto. Thank you.
sei speciale. Con la faccia da matto te mando all'ospedale. Occhio arrivato, Franchino il criminale. Padrone indiscusso dell'arte del menare. Un San Pietrino, la faccia ti può spaccare. Ma la faccia da matto è una bomba nucleare. Zero scuse, zero lagne, non me fa incazzare. Corri, prendi i guanti e vatti a faticare. La faccia da matto con la quale io ti batto. E meno io combatto, io ti fisso e me ne sbatto. Franchino è il criminale, se ti guarda ti manda all'ospedale. La faccia da matto con la quale io ti batto. E meno io combatto, io ti fisso e me ne sbatto. Franchino è il criminale, se ti guarda ti manda all'ospedale. La faccia da matto. La faccia da matto.